Gentili telespettatori, buonasera, vi ringrazio come nostra consuetudine per avere la cortesia di stare assieme a noi a seguire gli avvenimenti di questa giornata. È una giornata particolare perché chiude una settimana, ma nel contempo apre il mese di settembre che inevitabilmente ci porta verso l'autunno, ahimè lasciando dietro le spalle l'estate. Ma una giornata come questa è da ricordare per un'altra particolarità, a volte la stupidaggine, la follia, non sappiamo neanche come definirla, nella quale gli uomini possono cadere e porta a delle realtà che mai si potrebbero immaginare. Questo ci porta a Palagonia, dove, come certamente saprete un po', la notizia ha fatto il giro di tutti i network e i quotidiane o altro, a ieri sera poteva combinare una strage tale da poter essere in altro modo, anche se la vita di una persona conta sempre molto di più di qualunque cosa. Ma immaginate se non ci fossero state le auto o le condizioni che vedete nel servizio, cosa sarebbe potuto succedere? Vediamo il primo dei servizi. L'auto su via Savona nella parte alta che accelera d'improvviso e taglia a tutta velocità via degli Orti, dirompendo su un gruppo di famiglie vicini di casa che stavano prendendo il fresco, in molti qui lo fanno, e consumando degli arancini. All'improvviso, a Palagonia, morte e terrore, una quiete spezzata da un gesto folle al volante. Gaetano Fagone, 52 anni, è a bordo dell'auto del padre. La sua, la vedete, è parcheggiata sotto casa, di fianco a quelle persone contro cui si sta sfogando la sua ira, una prima accelerata, poi la retromarcia e di nuovo contro i suoi vicini, una trentina di persone, madri, padri, nonne, travolte, uccisa all'istante Maria Napoli, 87 anni, 7 i feriti, tra loro c'era pure un bambino di 9 mesi, salvo per miracolo, come raccontano la sua mamma, finita all'ospedale con la testa spaccata e ferite sparse, ed il papà ancora con le lacrime agli occhi. No, guardi, devo andare da mio figlio in ospedale. Che ricordo ha di ieri sera? Bruttissimo, una strage, una cosa, guardi, non ci sono parole. Abbiamo visto il girello, cioè per Il mio miracolo. figlio è un miracolo, sì. Lo aveva appena tolto dal. Preso in pieno, solo che la fortuna è stata che non è uscito dal girello. Mai avuto un diverbio, mai avuto a cercare il pelo nell'uovo, come nel solito avvicinato, che con l'acqua fa il rumore, non fa. Mai avuto, non so nemmeno in 15 anni che abito qua, non so nemmeno che voce c'è questa persona. Meno male che c'era quella macchina nera dove è messa là, e noi i tavoli, queste tre macchine non c'erano, erano messi tutti là. Quella macchina ci ha salvato, perché se non c'era quella macchina nera là, lui scendendo da dove c'è la Lancia Y là sotto, è partito in media 150, 120, 130, non lo so. Ma è vero che ha fatto più volte avanti e indietro? Fino a tre volte me lo ricordo, non so se sono state anche quattro, perché il mio pensiero era a Samuele, che era messo. Suo figlio che ha 9 mesi. Dove era messo suo figlio? Era qua ed è stato sbalzato con la macchina, fortunatamente non è uscito dal girello, è andato a finire qua. E qua si è grattato tutto, ha preso un trauma cranico alla testa, il bimbo. E poi che ha fatto? È scappato? Qua c'era sangue o comunque. I feriti tra gli ospedali Gravina di Caltagirone, Garibaldi di Catania, Cannizzaro e Vittorio Emanuele. Una tranquilla serata insanguinata, da capire ancora se ci fossero dei rancori tra i vicini. Fagone è poi scappato. Le sue ricerche per tutta la notte, ancora stamani. Elicotteri, auto dei carabinieri disseminati su tutto il territorio alla ricerca di Fagone, in passato anche denunciato. La gente che si affida alla santa patrona, Santa Febronia, proteggi queste famiglie da un dolore atroce. E ancora ad ora, mentre stiamo andando in onda, non ci sono notizie per quanto riguarda il ritrovamento dell'uomo. Sembra sparito nel nulla. I carabinieri della compagnia di Palagonia continuano a tutto spiano nella speranza di beccarlo. In questo caso forse la cosa che lascia più perplessi, avete sentito anche nella intervista che Gwenda Carozzo ha fatto, un uomo normale di cui non ricordo neanche il timbro della voce. E sono proprio queste cose che lasciano più, così, scusate l'espressione, a bocca aperta, perché nella normalità, quando avviene qualcosa di questo genere che entra con violenza nella nostra vita, non abbiamo più fiducia anche in noi stessi. Ma continuiamo un po' il racconto, sempre con Gwenda Carozzo. Vediamo.
Un paese stordito, una comunità sconvolta, quella di Palagonia, all'indomani dell'inferno che si è scatenato in via Savona. Nessuno ancora riesce a spiegarsi come sia potuto accadere tutto questo. Di Gaetano Fagone è conosciuto il padre, vedovo, che vive con lui. Una persona mite e buona, ci raccontano. C'è sua pace che è un piazzo di pane. Il papà di questo signore? Sì, quello è bravo veramente. È un amico mio suo papà. E di questa persona, di questo Gaetano Fagone, che ci dice? Non lo conoscevo completamente come... Sapevo che era diviso dalla moglie, però non so più niente di lui. Però suo papà è la pelle degli uomini. Stamattina, come sono arrivato, ho capito che me l'hanno detto, che è successo. Ma quello con la testa non c'era. Quello che mi hanno detto stamattina. Non c'era con la destra. La comunità sconvolta. Eh sì. Grazie. Un paese a lutto. Triste veramente. È stato veramente un vegliacco, veramente. Fare tutto questo non è... È sentito, no? Perché abitiamo... La vittima la conoscevate? È un paese perso. Che rumori avete sentito stanotte? Noi non abbiamo sentito niente, abbiamo... Però noi siamo lontano, non è che... Però non è stato bello quello che è successo, è stata una cosa molto male. Una cosa inspiegabile. No, guardi, una tragedia. Una tragedia che non, cioè, non si spiega perché, guardi, qua tutti persone per bene. Anzi, se a Palagonia ci siamo persone per bene, loro di più. Così di vista. Che tipo è? All'inizio sembrava tranquillo, ora forse negli ultimi periodi era un po', non so, un po' malandato. Però all'inizio era un ragazzo tranquillo. Aveva problemi a casa? Non lo so. So che si era lasciato con la moglie? Non lo so, lo conoscevo così di vista per strada, però non ti ho sentito parlare mai. Va. Le persone invece che sono state travolte da lui le conosco? Alcune sì, sono parenti dei miei familiari, alcune sì. Comunque penso che... Non so cosa ci è preso ieri sera. Un colpo di testa. Ma sicuramente. Palagonia è sconvolta. Sì, sì, ieri sera infatti non si è capito niente. E probabilmente quando si conosceranno le motivazioni, ammesso che si conosceranno, si può dare una certa logica, se di logica si può parlare, in un episodio, in una situazione di questo genere. Ma chi è questo individuo? Ancora Gwenda Carozzo. Gaetano Fagone è una persona tranquilla ma non molto espansiva, senza un lavoro da tempo, divorziato, ma a quanto pare i rapporti con la sua ex moglie erano pacati. I due ieri sera si sono pure visti, tutto è accaduto proprio dopo che Fagone l'ha accompagnata a casa, come racconta Liliana Giudice, ex cognata, che abbiamo intervistato appena uscita proprio da casa Fagone. Anche per noi, fuori dal normale. Eravate presenti ieri sera? No, completamente, noi eravamo a casa, noi per sentito dire delle persone quello che è successo, quindi non sappiamo niente. È vero che la moglie lo aveva lasciato? Ma mia sorella ha 18 anni che non sta con lui, quindi a maggior ragione siamo ancora più... Non sappiamo cosa dire, mia sorella ha chiesto scusa pubblicamente perché giustamente non sta qua e non glielo so dire, siamo... Lei che lo conosce, che cosa può essere successo? È vero che facesse uso di alcol, di sostanze? Ma non in una maniera così estrema da poter fare una cosa simile. Non ce lo spieghiamo che cosa è scattato ieri sera. Perché in effetti era veramente, è stato sempre una perla di persona. Il padre sta qua da solo con... C'è suo padre in casa? Sì, però è proprio... Una persona distrutta? È una persona di 83 anni, quindi si figuri... che non capisce neanche perché il figlio ha fatto una cosa simile. Un dolore, non se lo sa spiegare. Perché è possibile che avesse litigato con i vicini? Meno, ma ieri sera ha accompagnato mia sorella, non è ritornato e in 5 minuti ha fatto tutto... Non glielo so dire. Perché ancora lui si vede con... Sì, ma da quando è morta la mamma e quindi anche per non lasciarle da sole, una persona anziana, sempre una per essere... Non glielo so dire, non so cosa dire.
E queste dichiarazioni vi danno l'idea del vissuto di Palagonia, che tutto sommato è anche un paese dove tradizioni, modi di vivere, modi di essere, di esistere, si vedono anche nel rapporto della signora che da 18 anni separata dal marito però ancora andava quando c'era un po' di bisogno per quanto riguarda l'ex suocera. Ma ahimè, vediamo che succederà. Prima di passare ad altro, invece, a Catania, in via Canfora, all'incrocio con la via Renato Imbriani, c'è un ufficio postale, un uomo col volto travisato ha cercato di portare via del denaro, il denaro naturalmente è stato schizzato dal quello che è l'inchiostro che viene usato in situazioni di questo genere, poi è scappato, l'inchiostro è arrivato anche sulla strada, c'erano dei complici che lo aspettavano, l'ufficio è stato chiuso, questa è la cosa un po' diciamo peggiore, perché da oggi, il primo del mese, cominciano a essere pagate le pensioni di anzianità e di vecchiaia, quindi vi lascio immaginare un po' che cosa significa una cosa di questo genere. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di politica. Al centro dell'attenzione quello che potrebbe essere il modo nuovo per quanto riguarda la votazione per le province. Sapete, ci sono stati dei cambiamenti, c'è stata l'abolizione, adesso pare che vengano ripristinate, ma si dovrebbe votare in una maniera particolare che non piace a tanti sindaci. Ci dice un po' come dovrebbe essere o come potrebbe essere, se venisse accettata questa proposta, il sindaco di Aci Castello, Filippo Drago. Si voterà probabilmente a novembre nelle ex province regionali siciliane chiamate ad eleggere i loro organi governativi. Le città metropolitane e i liberi consorzi comunali saranno alle prese con elezioni di secondo livello, così come previsto dalla legge attualmente in vigore ed annunciato poco tempo fa dal governatore siciliano Nello Musumeci. La normativa vigente però non gode a quanto pare di pareri per lo più positivi, diverse le figure coinvolte che non nascondono il loro disappunto. Tra queste anche il sindaco di Aci Castello Filippo Drago, che in una nota stampa ha evidenziato quelle che il primo cittadino definisce preoccupanti lacune. Beh, la prima è che nei confronti dei piccoli comuni non trova neanche un piccolo segnale di solidarietà, nel senso che basterebbero pochi consiglieri comunali di una grande città, Catania, Messina, Palermo, per annullare il valore di un consiglio comunale e del sindaco, per esempio il comune di Aci Castello, valgono già in termini ponderali molto di più. E allora cosa potrebbe accadere? Che tutti i piccoli comuni verrebbero messi da parte a favore di pochi grandi comuni che farebbero man bassa della rappresentanza istituzionale. Questo non darebbe la possibilità di tutelare con interrogazioni, azioni, iniziative i territori che tanti altri sindaci rappresentano. Allora, ecco, una modifica, io penso ad una possibilità di inserire nella norma che l'obbligo di mettere almeno un numero pari a una percentuale di piccoli comuni all'interno delle elezioni. E nel caso di Aci Castello tra qualche mese si andrà a votare e i consiglieri da 20 passeranno a 16. Ci sarà un'elezione viziata, cioè dire noi andremo a votare con 20 consiglieri comunali, ma tra qualche mese saremo 16 e la rappresentanza del comune di quale azione ponderata dovrà tenere conto, dei 20 o dei 16? Da rivedere a parere di Drago, oltre al criterio della ponderazione delle candidature, anche la questione dei comuni commissariati che, secondo il primo cittadino, verrebbero tagliati fuori dalla consultazione democratica. Laddove ci sono i commissari o del consiglio o della giunta come sindaco, quanto peso avrà un commissario nell'esperienza? Esprimere il voto ponderato di un consiglio comunale, lo potrà esprimere oppure no? Ecco, una serie di valutazioni che secondo me i signori deputati regionali dovranno fare. Tra l'altro anche la preferenza di genere. Esattamente, un altro argomento che ho trattato, dappertutto ormai è inserita la preferenza del genere e credo che anche questa normativa dovrebbe contemplarla. Aggiungo che c'è un altro aspetto, per esempio che il sindaco metropolitano viene nominato sol perché è eletto nella città capoluogo. Io non credo che sia corretto perché tanti altri territori, Catania ha 58 comuni, Messina ne ha 112, 118, che non hanno contribuito alla elezione, naturalmente hanno una rappresentanza che non
appunto si sono scelti. E siccome in questo momento c'è fame di rappresentanza, stiamo valutando l'ipotesi come cittadini di verificare un'azione di ricorso nei confronti della Corte Costituzionale, della Consulta, proprio perché per esempio io residente a Cicastello o un altro residente a Cefalù o un altro residente a Barcellona Pozzo di Gotto si debba scegliere il sindaco metropolitano. Il primo cittadino castellese invoca la giusta attenzione perché sia garantita un'equa rappresentanza dei territori e le ex province ritornino per assicurare l'efficienza di strade, opere ed edifici scolastici di competenza. A tal proposito il sindaco Drago annuncia di inviare al più presto una lettera al presidente Nello Musumeci, all'assessore regionale al ramo Bernadette Grasso, a tutti i deputati regionali, all'ANCI e nei prossimi giorni anche ai colleghi sindaci siciliani, con l'auspicio che avvenga una immediata modifica della legge e la celebrazione delle necessarie elezioni. E torniamo indietro alla notizia dell'uomo di Palagonia che ieri ha combinato tutto quel macello. L'ultima notizia proprio che ci giunge in tempo reale, e finalmente l'uomo è stato beccato, è stato catturato, portato in caserma, naturalmente sarà interrogato per cercare di capire un po' quello che è successo e poi sarà il magistrato a stabilire, ma inevitabilmente, come ben capite, c'è un'accusa che pende sulla sua testa e potrebbe essere addirittura quella di strage, ma certamente l'omicidio premeditato, a nostro avviso, non glielo toglie assolutamente nessuno, quindi in qualche modo una parte di questa vicenda si è conclusa. E adesso invece parliamo di un'altra realtà e andiamo a Catania. Avevamo dato oggi la notizia che era stata chiusa la zona di Villa Pagini perché erano caduti dei calcinacci. La notizia invece che ci giunge questa sera, proprio l'ultimo momento, alle 18.30, come vedete anche dalle foto che ci ha mandato gentilmente il Comune di Catania, è stato tutto riparato, per cui dalle 18.30 in avanti si può regolarmente attraversare anche con le auto. Queste le persone, compreso l'assessore, che hanno potuto fare con urgenza questa tipologia di lavoro, che è anche un po' un modo per rispondere intelligentemente ai bisogni della città. E adesso invece parliamo di un'altra realtà. Ogni anno, quando si arriva a questo periodo, c'è sempre la polemica o le polemiche. Caccia sì, caccia no. A favore degli animali, gli animalisti, contro i cacciatori. Si parla di voti, di non voti. Ma oggi si è riaperta la caccia in Sicilia. Vediamo. Via libera da oggi alla caccia in Sicilia. Il calendario venatorio di quest'anno si apre in anticipo e allunga di circa un mese i suoi tempi a favore dei cacciatori, con una proroga fino al 10 febbraio 2019. Ed è subito allarme per le associazioni animaliste, che annunciano gravi ripercussioni per la fauna selvatica della Sicilia, messa a serio rischio di estinzione. Sono circa 30.000 i cacciatori autorizzati a sparare quest'anno, riferisce ai nostri microfoni Alfio Lisi, portavoce di Free Green Sicilia, da anni a sostegno della battaglia anticaccia. Come sempre la regione siciliana si distingue per i suoi abusi di legge, nel senso che la legge nazionale prevede che la caccia dovrebbe iniziare la terza settimana di settembre e finire la fine di gennaio. Per questo lei fa un appello al presidente Musumeci? Sì, noi abbiamo fatto un appello giornadietro, ma mi pare che il presidente Musumeci, che da sempre si dice animalista, e gli abbiamo dato la possibilità oggi di poterlo dimostrare, di ritirare il calendario venatorio, di rivederlo, di riportarlo alla legalità rispettando la legge nazionale, le direttive europee, le convenzioni internazionali, i pareri scientifici e riprendere la caccia nel senso della non distruzione della fauna selvatica, degli animali in via di estinzione. E chiaramente è della natura in sé. Ogni giorno, per tutta la durata del calendario venatorio, si stima che saranno uccisi circa 450.000 animali, 15 gli esemplari a cui ognuno potrà sparare giornalmente. Ammontano dunque a più o meno 100 milioni gli animali selvatici che rischiano di essere sterminati in oltre 5 mesi di attività di caccia. Dati allarmanti che Free Green Sicilia annuncia di voler scongiurare, facendo appello alla sensibilità animalista dimostrata negli scorsi anni dal presidente della regione siciliana Nello Musumeci, a cui l'associazione chiede di revocare il calendario venatorio bloccando l'inizio anticipato della caccia. Quale sarebbe secondo lei il calendario giusto, la normativa giusta? Allora il calendario giusto per noi significherebbe non
attuare più la caccia, visto che siamo nel terzo millennio e andare a caccia oggi significa solamente passarsi il tempo per divertimento e uccidere gli animali solo per passatempo. Dunque la caccia oggi non ha più senso di esistere, perché prima esisteva solamente per soddisfare le esigenze alimentari dell'uomo. Oggi è solo a fine di divertimento, dare la possibilità a certa gente di andare a sparare ad animali indifesi e fare in modo che i nostri politici, i nostri governi possano poi usufruire dei consensi elettorali dei cacciatori. Due notizie da Catania che ci portano sulla strada. Un incidente questo pomeriggio via Vincenzo Giuffrida, dove un uomo alla guida di uno scooter ha investito una donna che stava attraversando uno dei passaggi pedonali che ci sono lungo il viale Vincenzo Giuffrida. L'uomo è scappato ed è una delle raccomandazioni che facciamo. A volte il fuggire impedisce che qualcuno di quelle persone che magari vengono investiti e che potrebbero avere immediato bisogno, anche in momenti in cui ci sarebbe pericolo di vita, il fuggire non solo è da vigliacchi, ma addirittura porta poi a situazioni e realtà di questo genere. Mentre sempre questo pomeriggio un tamponamento in tangenziale a Catania tra due auto, naturalmente conseguente tante code per quanto riguarda quando avvengono situazioni di questo genere. E adesso andiamo a vedere ancora una volta le lotte che vengono fatte per cercare di bloccare il traffico delle persone, questo traffico umano che è una catena che tanti problemi sta suscitando. E sei membri dell'equipaggio di un motopesca tunisino, sorpreso mentre trainava verso Lampedusa un barchino con a bordo 14 migranti, sono stati arrestati ad Agrigento dalle persone della Guardia di Finanza. Vedete le foto relative. L'operazione è stata svolta da unità navali della Finanza e proseguita dai finanzieri sulla terraferma della brigata di Lampedusa. Nel primo pomeriggio un aereo da ricognizione gestito dall'agenzia Frontex ha avvistato in mare aperto a più di 80 miglia a sud di Lampedusa una piccola imbarcazione su cui viaggiavano 15 persone. L'attività dei trafficanti è stata monitorata dall'alto anche con l'intervento di elicotteri per vedere un po' come andava a finire tutta l'operazione. Difatti a quel punto si è continuato tutto il monitoraggio che è durato tutta la notte fino a quando arrivata il barchino sotto la giurisdizione italiana sono potuti intervenire gli uomini della Guardia di Finanza che poi hanno intercettato il natante, hanno bloccato il peschereccio che si stava allontanando. Fra le altre cose, intelligentemente quelli del peschereccio hanno cercato un po' di camuffarsi all'interno di tante altre imbarcazioni che ci sono state. I 14 migranti sono stati denunciati per ingresso clandestino in uno Stato, quello italiano, e i sei membri dell'equipaggio sono stati arrestati con l'ipotesi di reato di favoreggiamento, ma anche addirittura di essere coloro i quali speculano su situazioni di questo genere. Parliamo adesso, andando a Cicatena, della chiusura del Cine Nostro. Ieri serata conclusiva di Cinenostrum, la rassegna cinematografica riservata ai grandi nomi del cinema italiano, quest'anno dedicata all'attore Massimo Boldi, successo di pubblico che per tutta la settimana ha trascinato l'evento artistico con grande partecipazione e interesse, un bilancio più che positivo che complessivamente ha registrato oltre 10.000 presenze. L'attore milanese, mattatore dalla 7 giorni, catenota a causa di improrogabili impegni lavorativi, ha lasciato anzitempo la manifestazione inviando un videomessaggio di saluto ai suoi tanti fan trasmesso in maxi schermo. È stata una settimana molto importante, molto divertente. Adesso dobbiamo cominciare invece a preparare il nuovo film che uscirà a Natale, Amici come prima, con Christian De Sica. Vi devo ringraziare per la vostra accoglienza, perché è stata veramente una rassegna di cui me ne ricorderò anni. Nella settimana del cinema non sono mancate le sorprese con la presenza tra gli altri di Lino Banfi, protagonista della rassegna 5 anni fa, acclamatissimo dal pubblico. Talk show di chiusura con Paolo Conticini, altro protagonista del successo del fortunato filone dei cinepanettoni. Il cinema ora adesso sta andando abbastanza bene, insomma, però per un lunghissimo periodo ha fatto degli incassi enormi e ho avuto anche la fortuna di partecipare a questi successi enormi. Mi sa che
il film di Natale che ha incassato di più di tutti è stato Natale sul Nilo, e poi insomma c'è stato un Natale a Rio. Insomma, sono molto fortunato di aver partecipato a questi film. Il suo prossimo progetto quale sarà? Stiamo lavorando sulla seconda stagione di Mamma Mia, che è un musical che nella passata edizione ha avuto un successo non indifferente, fra l'altro verremo anche a Catania. Cinenostrum rimane una delle poche parentesi estive di rilievo dell'intero comprensorio cese, merito del direttore artistico Francesco Grasso, impresario di successo e grande appassionato di cinema. Per quel che mi riguarda devo dire sono veramente orgoglioso di essere riuscito ad avere sul palco insieme Massimo Boldi e Lino Banfi ed aver fatto comunque sia questo omaggio a Paolo Villaggio. Devo dire è stato veramente bello e ha tenuto altissimo il livello di questa edizione di Cinenostrum. Qualche anticipazione per il prossimo anno? Ebbe ancora molto presto, però sicuramente ci stiamo lavorando. Anche l'amministrazione comunale ha fatto la propria parte, con in testa il sindaco Oliveri e l'assessore dello spettacolo Fortino, mentre parte del sostegno economico è arrivato dalla regione siciliana. Devo dire che siamo molto soddisfatti del risultato di questa manifestazione, c'è stato dietro tanto lavoro, sono sicura che la città ha gradito e questo lo dimostra la presenza della gente in piazza. Ricordiamoci che tutte le sere abbiamo raggiunto all'incirca 1000 presenze, addirittura in alcune sere le abbiamo pure superate, arrivando fino a 1500 presenze. È stato un bel evento e questo è il nostro compito, cercare di offrire il meglio alla città. Stasera concludiamo questa manifestazione, siamo soddisfatti come amministrazione perché il bilancio che stiamo traendo abbiamo superato, per quello che mi dicono, abbiamo superato già le 10.000 presenze, quindi siamo andati oltre le nostre previsioni. E speriamo invece che gradiscano le persone di Catania la proposta del presidente del Consiglio Giuseppe Castiglione, che nella conferenza dei capi gruppo ha già anticipato, ma verrà ancora continuato nelle giornate di lunedì 3 e martedì 4, la proposta di portare le commissioni da 12 a 10. Come sapete le commissioni sono quelle che poi lavorano, preparano un po' tutte le situazioni particolari che verranno presentate al Consiglio Comunale. All'interno delle commissioni c'è tutta la rappresentanza dei vari partiti, delle varie liste civiche che sono state elette nel Consiglio Comunale. Questo permetterebbe un lavoro più spedito e più snello. E adesso parliamo di un'altra realtà, quella che da un punto di vista di gossip ha tenuto un po' in apprensione tutti i fan di Fedez e della Ferragni. Vedete in particolare, queste sono immagini che sono state girate ieri, ma già il matrimonio si è concluso, la cittadina di Noto è balzata agli onori della cronaca rosa, perché questi due, che sono ormai due personaggi, lui come cantante, lei come Tizia, che sullo Facebook, su tant'altra cosa per quanto riguarda il web, dà dei consigli per come vestire, per come fare. È stata tutta la cittadina che ha partecipato di questo avvenimento. D'altra parte, Noto, con lo suo splendido barocco, ha avuto un rilancio fortissimo per quanto riguarda la sua immagine in giro, non solo in Italia. Fatti di questo genere sono molto importanti, non tanto perché i personaggi, che possono essere più o meno conosciuti, con tantissimi fan che sono giunti da tutte le parti d'Italia, ma principalmente perché, appunto, come voi stessi vedete e capite, è un lancio promozionale fenomenale per quanto riguarda la zona della Sicilia. Adesso parliamo di un ritorno invece che per noi accogliamo con piacere. Il periodo estivo segna l'interruzione di tanti servizi, di tanti programmi. Con lunedì si riparte, e si riparte con Giuseppe Castiglia alla Catalla. Chi ci posso fare? Sì, quando di Roma. Prendono dunque le luci degli studi di Alla Catalla, è tutto pronto per il ritorno dopo le vacanze estive. In realtà vacanze per Giuseppe non tante, ma Giuseppe è pronto. Beh sì, siamo pronti anche perché avevamo annunciato questo ritorno all'inizio di settembre. Io ovviamente non mi sono poi tanto riposato perché ho lavorato, sono stato in giro un po' per tutta la Sicilia come succede ogni estate, anzi saluto i tantissimi che sono venuti a trovarmi nelle piazze siciliane.
quotidiane, ma avevamo un impegno prima di tutto con i nostri ascoltatori e poi ovviamente anche con i nostri sponsor, che peraltro saranno anche di più, e quindi insomma questo ciclo da settembre a dicembre di Alla Catalla che ci rimane da portare avanti comincerà proprio lunedì giorno 3, perché così avevamo in qualche modo stabilito. Con qualche anticipazione, si partirà all'insegna di cosa in questo settembre? Alla Catalla non ama insomma diciamo mettere in campo troppe novità, anche perché gli ascoltatori sono abituati a certi canoni che poi non sono altro che la loro stessa partecipazione, quindi non mancheranno certamente gli argomenti del giorno. Poi ovviamente ci sarà la rubrica degli animali, che è molto amata, con Cristina Zerbo, e ovviamente insieme a me Aurora Lipera e Claudio Fallica, e in regia abbiamo Massimo Ceraulo e il Paolo, che è quello di Re TV, che si occupano delle parti diciamo video insieme a Manuela. Insomma, abbiamo una squadra che, come sapete, è ormai collaudata e molto ben rodata, e quindi diciamo che gli ascoltatori sanno a che cosa vanno incontro, e quindi peggio per loro, da lunedì dalle 12 alle 2 su Re TV e su Radio 5, non lo dimentichiamo. Quasi un anno da questa esperienza, un piccolo bilancio: è stato sicuramente un grande successo, c'è stato un grande seguito, ma qual è l'idea di Giuseppe in merito? Ma l'idea è che si può sempre fare di più, si può sempre fare meglio, ci mancherebbe altro. I tempi non sono eccezionali sicuramente, però quello che vediamo è che la trasmissione comunque ha dei seguaci, perché così si possono chiamare più che ascoltatori, che non mollano, quindi sono sempre là ad aspettare le 12, ma anche le repliche come quella del mattino, dalle 6 alle 8 del mattino per esempio, che è molto seguita, no? E quindi insomma l'idea qual è? Che il fatto di aver unito alla radio la televisione sia stato un'idea vincente, perché abbiamo raggiunto un pubblico diverso, un pubblico che magari sta con la TV scusate, accesa anche per avere una compagnia, e se quella compagnia preferisce che siamo noi, allora vuol dire che abbiamo fatto centro. Allora dunque ci vediamo lunedì nuovamente. Ci vediamo e ci sentiamo lunedì. Vi ricordo ancora dalle 12 alle 2 Alla Catalla con Giuseppe Castiglia, con Aurora Lipera e con Claudio Fallica su Rai TV canale 89 e su Radio 5. Alla Catalla, fuori dal coro. E anche a noi facciamo gli auguri naturalmente a Giuseppe Castiglia con questo reinizio, anche perché voi capite che potete interagire, questo un po' è il bello della radio, se ricevono telefonate o altro, e ognuno di voi diventa in quel momento protagonista. Questa è l'importanza di Alla Catalla. Adesso c'è un'altra importanza, ci fermiamo per la pubblicità. Bene, siamo nuovamente in studio, non ci sono notizie dell'ultima ora se non quella che vi ho dato nel corso del telegiornale dell'arresto del guidatore folle di Palagonia, proprio fatto avvenuto chiaramente nel momento in cui stavamo ancora andando in onda. Non mi resta che salutarvi, vi ringrazio per essere stati assieme a noi, vi auguro un buon fine settimana, vi auguro anche un buon inizio del mese di settembre. Se volete rivedere il nostro notiziario potete farlo su internet cliccando al sito che vedete in sovraimpressione. Arrivederci. Per la giornata di domenica 2 settembre 2018, cielo variabile su tutta la Sicilia, i mari saranno calmi. Le temperature nell'isola oscilleranno da 36 a 15 gradi, a Catania provincia 33 gradi la massima, 23 la minima.